we kiss goodbye? Is this our last time? I wish I could see. Mister Lumezzane torna a casa senza punti, una partita che ha dell'incredibile, insomma, tanti cartellini gialli, 2 rossi, è successo di tutto oggi in campo. Esatto, è successo un po' di tutto, gli episodi sicuramente non sono stati così favorevoli, però abbiamo fatto una prestazione che ritengo importante in casa di una squadra che sta facendo molto bene. Un Lumezzane che è un po' tardato in classifica, però ha fatto vedere di avere tanta qualità. A cosa è dovuto questo ritardo? È dovuto al fatto che stiamo pagando degli episodi, secondo il mio punto di vista, un po' sfortunati in certi momenti, un po' ingenui in certi altri. Facciamo delle buone prestazioni per gran parte delle gare, in qualche momento commettiamo qualche errore grande e lo paghiamo giustamente. Ci dobbiamo fare un'esperienza, ci dobbiamo far tesoro di questi errori, ma la squadra sta facendo secondo me il massimo e sono molto orgoglioso dei giocatori. Il Lumezzane ovviamente ha subito tanto nel secondo tempo per effetto dell'espulsione di Pini. Senza questa espulsione sarebbe stata probabilmente tutta un'altra partita. Beh, penso di sì, nel senso che Pini non è stato espulso al 45esimo del primo tempo, è stato espulso, mi pare, non so, sarà passato un quarto d'ora, 23esimo, ecco, quindi già abbiamo finito un buon primo tempo. Poi nel secondo tempo è chiaro che la pressione degli avversari è aumentata, noi avevamo un pochettino più di fatica ed abbiamo dovuto abbassarci, ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non è che possiamo fare altro. 2 punti nelle ultime 4 partite, adesso c'è bisogno di fare punti e tornare subito a vincere. C'era bisogno già da prima, stiamo cercando di farlo e non ci sta riuscendo, ma io sono convinto che questa squadra qui esprimerà dei valori in fretta. Elia Cortesi oggi 3 punti importanti, ma soprattutto il tuo primo gol, un Eurogol, raccontaci com'è andata. No, siamo contentissimi per i 3 punti, anche per come era cominciata la gara che abbiamo preso gol subito. Dopo ci siamo messi un po' a posto e penso che alla fine abbiamo meritato la vittoria. Per quanto mi riguarda sono contento, il mio primo gol è qui al Bassano e diciamo che quando è appena arrivata la palla avevo già in testa di andare a calciare in porta, è andata bene, perché è andata bene, è stato anche fortunato e avanti così, diciamo. Abbiamo atteso tanto questo gol, è arrivato un Eurogol, un gol all'incrocio, insomma uno di quei gol che si sognano fin da bambini. Sì, sono contento perché è stato un bel gol, è uscito un bel gol, poi adesso magari andrò a rivederlo perché non mi ricordo bene da dove, se ho calciato fuori o dentro l'area, però sono contento. Tornando alla partita, il Bassano ha sofferto forse più del dovuto, un gol così a freddo ha cambiato un po' la partita. Tu come l'hai vissuta prima di entrare? Sì, diciamo che è stato un gol proprio a freddo, perché loro sono partiti forti, sono partiti bene, noi magari un po' contratti, quindi andare sotto subito così, dopo loro si chiudevano anche bene, quindi è stata difficile, però siamo riusciti a pareggiare nel secondo tempo, siamo riusciti a guadagnarci anche con Luca, si è guadagnato un bel rigore, e sto bravo Raffa a trasformarlo, così alla fine abbiamo portato a casa 3 punti fondamentali. Anche perché avete sofferto poco, rischiavate di vedervi sfuggire punti importanti, insomma era un peccato. Esatto, oggi era proprio un peccato, anche con un uomo in più non portarla a casa, perché comunque alla fine abbiamo meritato di vincere. Siete tornati in testa della classifica, adesso si attende il Real Vicenza, però insomma siete là in alto e questo è importante. Noi diciamo che il nostro obiettivo ogni sabato, ogni domenica è entrare in campo per vincere, sempre per i 3 punti. Noi vogliamo stare... dobbiamo giocarci a domenica per domenica, ma dobbiamo stare più in alto possibile sempre. Adesso vedremo altri gol tuoi nel proseguo, qual è il tuo obiettivo per fine stagione? No, spero di sì, io cerco sempre di farmi trovare pronto, però mi piacerebbe fare almeno 3 o 4 gol. Federico Furlan, anche per te la gioia del gol, oggi hai fatto una partita strepitosa, hai praticamente devastato i tuoi avversari, insomma dovresti essere contento, no? Sì, siamo contenti soprattutto per la vittoria, diciamo che per il gol, diciamo che me ne sono mangiati anche tanti, quindi finalmente però è arrivato, quindi mi sono sbloccato, diciamo, e però l'importante è che abbiamo portato a casa questa vittoria che era troppo importante per noi per rimanere in vetta. Hai realizzato il primo gol, ne hai sbagliato un altro che sembrava sinceramente più facile, è stato bravissimo il portiere però in quel caso. Sì, diciamo che è stato super, perché sono arrivato lì magari con il passo un po' lungo e me l'ha un po' letta, diciamo, e purtroppo non è entrata. Tu hai giocato una partita devastante, hai corso tantissimo, avete preso 3 punti che rischiavate anche di vedervi perdere per quel gol a freddo, poi come sempre ci avete messo grande grinta e nel secondo tempo siete usciti. Sì, beh, diciamo che è la nostra caratteristica, soprattutto a forza di reagire a certi risultati, quindi ci prendiamo questa vittoria e continuiamo a stare in vetta, che è molto importante per il proseguo del campionato. Una vetta che è tornata solitaria, adesso si attende solo la partita di domani, ma siete là in alto. Sì, diciamo che più che guardare gli altri dobbiamo sempre guardare noi, perché siamo noi che determiniamo i risultati, quindi dobbiamo pensare partita per partita e portare a casa più vittorie possibili. Mister Asta, è una vittoria importantissima, ma tanta sofferenza fino al gol del pareggio, insomma un Bassano che anche oggi poteva vedersi sfumare punti importanti. Sì, è vero, la sofferenza fa parte di tutte le partite, come ho sempre detto, questo è un campionato che dall'ultima alla prima la differenza la fa l'episodio, la fanno certe circostanze, quindi sapevamo che era così, sapevamo che il Lumezzane sarebbe stato un avversario ostico più che mai, però trovarci sotto dopo 1 minuto e mezzo quella no, quella è una situazione dove non l'avevo, insomma sì, nel calcio di statuto, però non l'avevamo un po' tra virgolette immaginato. E piano piano siamo ripresi, il primo tempo un po' confusionari, cercavamo la giocata veloce, loro dopo anche quando sono rimasti un giocatore in meno comunque si difendevano bene e noi abbiamo avuto le nostre occasioni, ci mancherebbe, però con troppa fretta arrivavamo là, cosa che nel secondo tempo assolutamente è cambiata totalmente, perché abbiamo incominciato ad aprirci bene sugli esterni, con Furlan da una parte, inizialmente Pietro Biasi, poi ho messo Cattaneo, dove per forza di cose dovevamo cercare di sfondare sull'esterno. Dopo il pareggio ero fiduciosissimo, perché mancava ancora tanto tempo che l'avremmo trovato il secondo gol, e quindi diciamo che è passata la paura. Sì, infatti avete sofferto molto poco, è anche vero che Cattaneo e Furlan hanno saltato ripetutamente il proprio avversario, cioè sulle fasce non c'è la storia. Abbiamo visto forse un arbitraggio poco consono a questa partita. Ma sì, per quanto riguarda Furlan e Cattaneo sono contento, soprattutto per Furlan che ha fatto gol, che lo cercava già da tanto tempo. È entrato Cattaneo, è stato decisivo sul rigore e anche sul gol di Cortesi. Sì, per quanto riguarda l'arbitro io credo che per entrambe le squadre, insomma, forse c'è un po' di scontentezza generale, perché dopo rivedere le immagini, le valutazioni sono altre, ma io parlo della gestione, mi avviso troppi cartellini gialli su una partita che comunque non è mai stata così cattiva. È logico che dopo può innervosire quando succedono determinati episodi. Io adesso non so la loro espulsione e neanche il nostro rigore, non so, lì è sembrato palese il rigore, l'espulsione forse no, lo ammetto, però insomma credo che alla fine il metro di giudizio l'ha dato per entrambe le squadre, quindi diciamo che per quanto riguarda l'arbitraggio è stato quello che è stato, ma l'importante è che oggi i ragazzi hanno disputato una partita che era difficile, che era ostica contro una squadra buona, che l'ha dimostrato, e quindi con pazienza, con quella situazione che noi di solito siamo molto più veloci nel fare la giocata, invece secondo tempo abbiamo giocato attraverso il fraseggio e siamo riusciti a ribaltarla. Un'ultima cosa, prima hai parlato di Cortesi, è entrato, ha fatto un euro gol, il suo primo gol da professionista, insomma per lui credo una gioia immensa. Sì, sì, adesso dovrà portare le paste, quando iniziamo la settimana dovrà portare le paste, ma adesso voglio spendere veramente 2 parole per questo ragazzo. Un ragazzo che lavora, è sempre veramente presente, si impegna, dà l'anima. E ragazzo d'oro, oltretutto sinceramente lo vediamo come minuti, ne ha fatti pochi, quindi se lo merita tutto questo gol, questa ovazione e poi questo Eurogol, poi il primo, e quindi dai, sono contento anche per lui, perché comunque tutti i ragazzi che ho a disposizione sotto quell'aspetto non hanno mai deluso, e quindi è giusto che insomma anche per lui ci fosse un po' una giornata di gloria. Is this our last time? I wish I could see.